Ciao ragazzi, come state? Io sto bene, sto benissimo, anzi stiamo benissimo, c'è anche Lisa lì, ci stiamo divertendo, questa quarantena è fantastica e se non fosse per il fatto che non posso uscire con la moto, con me diciamo non ci stanno proprio problemi. Spero che le cose stiano andando al meglio, che i vostri familiari stanno bene e niente. Carico un video un po' così stupido che ho detto vabbè, provo a girarlo, poi magari vedo se postarlo o non postarlo. L'ho girato con lo Osmo Pocket ce l'ho in questo momento in mano, è simpaticissima. Che cosa fa? Vi faccio vedere, lei mi segue. Se io l'appoggio qui, alzo la testa, lei mi segue. Se io mi metto qua, lei mi segue. Se io mi metto di là, lei mi segue. Se io mi metto di qua. L'ho provato ad utilizzare anche mentre facevo l'amore, solo che nel muovermi a telecamera, se si uscivano dopo mezz'ora, ha detto, non ce la faccio più, si è spenta. Niente, a parte questa cazzata, ho provato a registrarmi durante Napoli-Barcellona. Me l'ha suggerito Filippo, il mio collaboratore, ha detto, Ale, metti una telecamera, ti fai morire quando vedi le partite. Ho detto, sì, lo registro. Anche perché poi, cioè, io sono super spontaneo, lo sapete. Ho detto, non so bene poi va a finire Napoli-Barcellona come si mette. E ho detto un po' di parolacce, perdonatemi. Mi raccomando, non guardate questo video in presenza di minori di 32 anni, ok? Perché altrimenti memorizzano troppe parolacce. Buona visione. Occhio a Messi che tocca il suo primo pallone e lo tocca alla Messi, una gabbia di tre uomini su di lui, la partita che poi la copertura la parte di Vidal, ancora Gattuso, oh Ma cacchio da morto pure a te? Ma cacchio da morto quando fate queste cose? Ma cacchio da morto però! Scassato cazzo! Fanno arrabbiare! No, dico! La banana, vieni e parli! Allora, occhio alla zona da parte di Semedo, quindi Rakitic, altro possesso per Messi, prova a nascondere il pallone, lo tocca verso Busquets. Pensa a Junior Firpo. Sì, non hanno soluzione, giocatore. Oh, cazzo, aspetta, sono qua. Poi esce. Pum, pum, pum. Ha cercato. Sai, Diego? Ma che spacci mi fai? Ma che è uno struzzo vero, allora? Questa è già la seconda struzzata che deve fare. Esce il pressing di Vidal che ieri sera ha fatto incontro. Per arrivare il colpo di assenza. Vamo! Quasi anche morire appena segnato Mertens, Napoli 1, Barcellona 0. Poi si scatenano. Ma no, che gol che ha fatto, lo giuro. Mamma, guarda, mamma, mi siete morì, mamma. Mamma, ma che gol che ha fatto Mertens, che gol che ha fatto Mertens, mamma. Tutto un culo. Quello poi è arrivato Filippo. Sto sentendo male, voglio morire, sto sentendo male, troppo assai. Filippo, guarda, visto ci sei. È una guerra. No, due palloni fanno. Questo a me ha fatto malissimo, cazzo. Oh, mannaggia molto, mannaggia. Mannaggia morto, mannaggia! Mannaggia morta, infamo, mannaggia! Vediamo la delusione!
Il video è stato breve e tagliato. Logicamente non c'è la parte del gol del Barcellona. Perché? Perché comunque sarei stato citato di violenza su animali, fidanzata e quant'altro. La partita è finita 1-1. Non so se si giocherà mai il ritorno. Buon per il Barcellona se non si gioca il ritorno. Ragazzi, un video così, lo cazzo. Non, cioè, non lo so, se ci volete mettere like, mettete, altrimenti non fa niente. Ci tengo a precisare una cosa assurda. Sì, lo so, ma è per dimostrarvi che io sono un vero sportivo. Filippo tifa Juventus. Che voi ci credete o no, io e Filippo siamo due sportivi e lui, nonostante fosse juventino, era lì sul divano insieme a me a tifare per la squadra italiana. Adesso mo che tutti i napoletani dicono: no, perché non tiferò mai Juve in Champions League. Fate quello che vi pare a voi, non ci applichiamo sul pallone. La vita ci sta dimostrando che abbiamo problemi ben più seri del calcio. Un abbraccio.